Una montagna di pacchettini cinesi, tante belle cosine, apriamoli insieme velocemente perché quando capitano queste cose ovviamente bisogna approfittarne. Non si può non approfittare, non so neanche cosa sia perché roba che ho ordinato secoli fa. Allora, iniziamo. Cosa abbiamo qua? Formine per dei muffin. Questa è roba che ha ordinato mio padre. Benissimo, andiamo avanti. Questo che cos'è? Andiamo avanti, una forma per torte, anche questa è roba per cucina, viola, tra l'altro che ha ordinato sempre mio padre. Mettiamole da parte e togliamo questi sacchetti, possiamo anche buttarli qua. Andiamo avanti, questo è un sacchettino sottilissimo. Vediamo. Cosa abbiamo qui? Abbiamo un connettore con mi pare 6 poli, molto strano che questo l'ho ordinato io per provare il video 2000 in ingresso audio video, quindi so perfettamente cos'è. Bustarella, vediamo che cos'è qua, che cosa abbiamo qui. Ah, giusto, 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 giusto. Allora, al di là della umane, vabbè. Sarà la fabbrica che la fa. Punta del saldatore molto 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 fine. Voi non la vedete, ma veramente iper fine per saldare SMD. È veramente iper fine di rame. La proverò perché sono molto curioso. Anche perché ho intenzione di iniziare a fare delle riparazioni di un certo tipo, quindi mi sto attrezzando. Andiamo avanti, buttiamo subito tanto, altre puntarelle per saldatore che spero vadano bene su una mia stazione saldante. Queste però sono miste, sono più normali, non sono ultra fine, però vanno benissimo anche queste. Poi andiamo avanti, vediamo tutte le buste. Questo è un cavo relativamente corto che l'ho preso apposta da meno di un metro, USB-C, USB, molto corto, va bene per collegare il computer al telefono, fare queste robe di questo tipo. Proseguiamo con questa, è una pellicola di quelle però in TPU, che penso sia costata molto ma molto poco, con anche all'interno qua ci sono i suoi sticker per la pulizia e tutto il resto, quindi la rimettiamo, mettiamo tutto dentro uno con l'altro e mettiamoli da parte. La busta in questo momento è vuota. Andiamo avanti, apriamo questo qua. Questo penso che siano altri due cavi Type-C. Questi sono più normali, diciamo, però comunque sono comodi. Non ne avevo, non ne avevo praticamente più, quindi mi sono dovuto attrezzare. Questa invece è una confezione in polistirolo, presumibilmente è una pellicola di vetro, probabilmente per il mio OnePlus 5. Comunque adesso la verifichiamo. Infatti, è una pellicola di vetro, forse dentro ce ne sono addirittura due. Esatto, sono due completamente trasparenti per il OnePlus 5. Okay. Mi si sono distrutte. Mettiamo anche questa subito da parte. Qua sinceramente non so che cosa ci sia, per cui adesso lo andiamo ad aprire, perché cosa abbia ordinato di così grosso sinceramente non ne ho la più pallida idea, per cui adesso vediamo se riesco a rompere tutto senza fare troppi danni, perché proprio non ho idea di che cosa ci possa essere qui dentro di tanto particolare e tanto sorprendente che ho preso. Ah, questi li aspettavo. Ora ho capito che cos'è. Ora ho capito perché mi hanno fatto questo pacco, perché questa è una serie, come vedete, di condensatori nuovi di diversa capacità, tutti quanti marcati Saio, tra l'altro, per cui sono anche di ottima qualità, di diversa capacità, provengono da questa fabbrica, da questo Win eccetera, e li aspettavo perché ovviamente, come sapete, ne uso veramente a masse. Finalmente non faccio la corsa per cercare certi condensatori. Detto questo, vi saluto, al prossimo video.